Adesso si aggiungono le ultime novità, che sono quelle dell'esistere di queste problematiche di terrorismo. Insomma, quindi, come vedete, purtroppo parte il costo delle vite umane, comunque c'è sempre qualcosa di nuovo. Allora, innanzitutto partiamo dicendo chi siamo noi. Noi siamo degli analisti finanziari indipendenti con un curriculum, diciamo, esperienze antecedente a quella che è la nostra attività attuale in banche e in società di consulenza. Io sono Gianluigi Cesano, mio collega è Giovanni Puliverti, professore contratto presso la Facoltà di Economia di Torino. Io sono un analista finanziario indipendente, insomma, socio Aria, anche io con esperienze in società di consulenza e istituzioni finanziarie in genere. La nostra storia, detto molto, in maniera molto sintetica, è questa: noi ci siamo trovati in passato a fare questa attività presso, come dipendenti, presso delle istituzioni o delle società, e a un certo punto abbiamo deciso di staccarci e di metterci per i fatti, diciamo, conto proprio a fare questa attività, innanzitutto per noi, quindi per gestire noi stessi, diciamo. Poi, avendo aperto questo studio, ci è capitato che amici, parenti e conoscenti vari cominciano a dire: ma allora perché non gestite anche i nostri soldi, il patrimonio? No, guardate, sì, si può fare, perché le cose che facciamo per noi in realtà possiamo farle con molta tranquillità anche per altri. Allora, da lì ho cominciato la nostra organizzazione con la NAFO, associazione di categorie e quant'altro, e al momento siamo strutturati in questa maniera: GDC, che è lo studio di analisi finanziaria indipendente di Torino. Equitas, che è una società, un SRL, che include un gruppo di persone, in tutto siamo sette persone, dove la cosa, secondo me, il valore aggiunto che ne possiamo dare è quello di fornire diversi punti di vista sui mercati. Perché? Perché ognuno di noi ha delle competenze e delle caratteristiche precise. Io sono un analista macroeconomico fondamentale, quindi dopo vedremo di cosa si parla quando si parla di analisi integrata. L'analisi integrata è una metodologia che è stata sviluppata nel corso degli anni, che va a individuare quelli che sono degli indicatori macroeconomici molto attendibili, quindi anticipatori e indicatori di ciclo. La lettura contemporanea di questi indicatori permette di fornire dei segnali operativi che noi, per massima trasparenza, forniamo online, disponibili a tutti, su un report che redigiamo ogni circa 2 settimane, a meno che non ci siano degli eventi particolari. Questo perché, perché noi reputiamo che la massima trasparenza sia l'unico modo che permette agli altri di giudicare l'operato e quello che noi facciamo. Quindi, G2C più Equites fanno queste attività: advisory su fondi, advisor ad istituzionali e modelli quantitativi. Quindi, questi sono i collaboratori. E come dicevo prima, vedete che ci sono diverse competenze. Io personalmente sono laureato in economia, così come il mio collega Giovanni Puliverti. Altri sono lavorati in informatica, in ingegneria, quindi abbiamo un background che è molto vario. Questo permette di avere una visione sui mercati che è sia di tipo macroeconomico fondamentale, che quantitativo, che statistico, e quindi una copertura su quelli che sono i principali mercati mondiali e anche sugli strumenti, sui principali strumenti che si possono utilizzare. Allora, le attività sono queste, insomma, l'ho già detto: consulenza finanziaria indipendente e advisor istituzionali. Siamo di Torino, quindi insomma ci siamo spostati un po' anche per capire com'è la realtà qua a Padova. Nel mese di febbraio, mi pare, saremo anche a Bologna per un'altra tappa del periodo sud. Allora, passiamo subito all'azione. Come dicevo prima, la situazione geopolitica sicuramente è una delle componenti principali di questo periodo, che noi riteniamo essere di estremo interesse. Perché? Innanzitutto, mi pare evidente che la situazione non lineare è abbastanza
incasinata, per così dire. Quello che noi facciamo in realtà non è di andare a leggere lo scenario geopolitico, noi andiamo a leggere dei dati. Quindi noi, che ci sia gli Stati Uniti che fanno una roba, che ci sia la Cina che ne fa un'altra, noi, quello è solo il contorno. Quello che ogni analista deve fare è un'analisi dei dati, perché senza i dati non si va da nessuna parte. Se mi capite bene, se mi sveglio la mattina, leggo il Sole 24 ore e sul Sole mi dice devi comprare Fiat, devi comprare Enel, non vado molto lontano, anche perché probabilmente il Sole 24 ore non sta dicendo forse in un momento nel quale l'economia mondiale magari non sta andando tanto bene, e quindi io mi butto su delle robe sulle quali non ha senso buttarsi. La situazione geopolitica è intrigante, perché ragione? Innanzitutto perché gli USA adesso saranno, effettuano il primo rialzo di tassi a dicembre e facendo questo vogliono dare un segnale di fiducia ai mercati. Cioè cosa vogliono fare? Loro vogliono comunicare che l'economia USA, come effettivamente continua a crescere, tenendo conto che gli Stati Uniti sono un paese che ha avuto dei cicli economici che sono durati 20 anni, quindi positivi di 20 anni. Chi in questo momento dice che gli USA buono, hanno smesso di crescere, non tiene bene presente questi elementi. Adesso io purtroppo qua non mi va di avere il grafico, comunque se voi vedete un grafico degli Stati Uniti da 65 fino al 2000 è una roba che sale in continuazione. Ci sono stati dei brevissimi periodi pararecessivi che sono durati veramente poco, nei quali il mercato è un po' sceso, ma di fatto i macro trend sono dalla crisi, ma io dico dalla crisi del 29, ma anche prima, sono positivi. Cioè, l'eccezione la discesa negli Stati Uniti, la regola è la salita. Cioè, gli Stati Uniti hanno dei trend proprio tecnici che sono in salita perenne, cioè ultra secolare, possiamo definire secolare, cioè non scendono mai. Quando uno vede un periodo di USA che scendono, quella è l'eccezione, non è la regola. Quindi, ma perché? Perché la loro economia è un'economia molto flessibile, svincolata da tantissime regole, delle quali effettivamente le persone che sono in grado di fare cose le fanno, e allora voi capite che un'economia così tendenzialmente nel lungo periodo cresce. Boh. La Cina ha una situazione critica, chiaramente lì siamo in una situazione più, tra virgolette, dittatoriale, controllata per un insieme di ragioni. Comunque ci sono qualche dubbi sulla tenuta della Cina. In realtà, negli ultimi mesi, quello che c'è stato è un semplice assestamento, non è un'inversione delle tendenze di crescita. Si andava verso una crescita molto più moderata della Cina, ma non una decrescita. Mesi emergenti, anche qua c'è una situazione molto differenziata con una crisi per quello che riguarda le materie prime, nel senso che tutto quello che noi abbiamo visto fino a questo momento sulle materie prime, come è anche evidente dai prezzi e dai grafici di queste delle commodities, molto probabilmente non si ripeterà più nel passato, cioè quello che è finito ormai da qualche anno, quello che è stato un megaciclo, con prezzi delle commodities alle stelle, frenato dalla crescita cinese. Una volta che la Cina ha avuto un assestamento della crescita, quindi una crescita a livelli più bassi, ovvio che la minore richiesta di materie prime ha fatto sì che i prezzi siano scesi. Ma ripeto, questo è un bene, non è un male. Cioè, questo apre delle prospettive che sono spaventose. Per i paesi occidentali questo è un bene allucinante, perché noi ci troviamo, siamo dell'economia di trasformazione, ci troviamo ad avere delle materie prime. Voi vi ricordate quando il petrolio arrivava a 150, batteva lì e cominciava a crescere. Boh. Questa roba qua non si ripeterà più. Un po' per differenziazione delle materie prime, un po' delle fonti energetiche, un po' per il fatto che la Cina, crescendo di meno, quello è un mega ciclo che si è interrotto. Equivale ad una detassazione per i paesi occidentali. Quindi, con la BCE che stampa, con le materie prime che non costano più niente, tutti i paesi trasformatori si trovano di fronte, che siamo noi, Italia, la Germania, l'Europa, comunque in mezzo a tutti i paesi occidentali, si trovano di fronte a uno scenario che è paradisiaco, perché se voi pensate a una situazione del genere, non si verifica da quanto. Il grosso problema che c'è, poi spesso nella psicologia degli investitori, è questo: quando ci sono queste crisi che sono così profonde e dure, cosa succede? Ma questo succede anche nella vita di noi privata, e uno si sconforta, no? Dice, ma cavolo, cioè,
Crisi di qua, crisi subprime, crisi di un tipo, crisi di un altro, adesso c'è il terrorismo. Quindi la sensazione che uno ha è uno di sconforto, due di profonda insicurezza, tre c'è sicuramente una situazione sociale che è quella che è, bisogna riconoscerla, cioè disoccupazione e quant'altro. Ma quando si parte del livello, dei livelli così bassi, è molto difficile non tornare a crescere, soprattutto con delle condizioni del genere. Questo non vuol dire che sia facile. È che non ci siano delle problematiche da affrontare e che non ci siano dei pericoli e dei rischi. No, questo vuol dire però che potenzialmente lo scenario che noi ci troviamo davanti è uno scenario estremamente favorevole per la crescita. Questo è un altro elemento che il Transatlantic Trade Investment Partnership. È un accordo che è già stato preso tra i paesi del Pacifico, con il Giappone e altri paesi dell'area. Verrà replicato in sostanza tra l'Europa e gli Stati Uniti e dovrebbe aprire diciamo, un abbattimento di vari dazi, all'esportazione e all'importazione, insomma, all'importazione di conseguenza per chi esporta, l'abbattimento di questi dazi che aprirà un'area nella quale si potrà commerciare liberamente e senza più tanti impedimenti tra Europa e Stati Uniti. Anche queste sono delle indicazioni teoricamente positive. Poi è ovvio che una roba del genere fa pure molti, perché finché si rimane nel proprio orticello e si rimane a guardare a quello che si fa con barriere, il problema spesso volte mi rendo conto che questo. Noi siamo tanto abituati a avere dei limiti mentali, no? Quindi, quando ci tolgono quei limiti, ci sembra la libertà, ci sembra una cosa che ci dà fastidio. Perché? Perché lasciamo con degli schemi che in realtà sarebbe meglio abbattere, no? Di fatto l'economia quando funziona bene? Quando non ci sono schemi, appunto. Quando o chi sa fare le cose è nel momento giusto, nel posto giusto, e quello che fa lo sa fare. Quando ci sono barriere, dazi, e mi dicono questo non lo puoi fare, anzi lo puoi fare ma c'è la legge, che ti impedisce di farlo in questa maniera e di farlo in quest'altra. Allora, voi capite che quella si chiama burocrazia ed è un impedimento alla crescita di un paese, alla fine. Perché gli Stati Uniti, dicevo prima, crescono così tanto? Crescono così tanto perché sono liberi. Nel senso che possono fare, in sostanza, molto di più di quello che possiamo fare noi. Allora, dove investire? Obbligazioni e certificati. Vedremo poi cosa sta succedendo sui mercati borsistici e finanziari in genere, e poi vi farò, anche se non è il mio campo, dovrebbe esserci qua un collega, però che non è potuto venire, sui modelli quantitativi che noi utilizziamo. Allora, qua insomma questa slide riporta, chiaramente adesso con i tassi che ci sono così bassi, voi capite. Quali di voi hanno esperienza sui mercati finanziari? Tanto per fare un'idea. Passate le mani, investono, situazioni, obbligazioni. Quindi insomma, siete già una platea che sa più o meno di cosa si sta parlando. Allora, io avrei dovuto fare l'inizio della premessa, però vi chiedo, se è possibile, se vi interessa, se volete, di fare delle domande, cioè di essere più interattivi possibile, perché se riesco qua a parlare, magari dico delle cose che non vi interessano o già conoscete, è molto più interessante secondo me se qualcuno ha delle domande da fare, se vuole interrompermi, se vuole chiedere qualcosa. Mi sentite assolutamente libero di come se fosse una conversazione, diciamo, a cena o a pranzo. Allora, io ne ho una, è più una curiosità, è quasi una Prego. Prego. provocazione. Allora, gli Stati Uniti hanno qualcosa tipo 800 billion da piazzare in armamenti ogni anno, quindi è un'industria che devono in qualche modo alimentare. E se faccio una regressione su quello che è l'aumento dei tassi di interesse e lo scoppio di qualche guerra dove c'è coinvolta anche l'America, insomma, trovo un coefficiente molto grande. Mi chiedo, visto che ho molto apprezzato la visione macro, qual è la probabilità che ci sia una guerra, eventualmente dove? E quale potrebbe essere un impatto? Sì, allora, diciamo che purtroppo, questo parlo da, non dal vista dell'essere umano, la guerra non è mai una roba positiva, anche se, come giustamente si diceva,
c'è anche l'industria della guerra, quindi c'è chi purtroppo dalla guerra ci guadagna, per esempio c'è la cofimeccanica che produce armamenti in parte, e quindi di fatto per alcuni può essere una cosa positiva. La possibilità che scoppi una guerra, ovviamente, voi vedete quello che sta succedendo, adesso la Russia è tornata, prima non c'è cioè, crisi ucraina, quindi i russi erano la peste, no? Satana, il grande Satana. Adesso amici, perché quindi c'è anche un po' di incoerenza di fondo in questi tipi di atteggiamenti, questi tipi di atteggiamenti. Però cosa possiamo dire? Che ovviamente quando si parla di guerre, molto probabilmente si parla di guerre ormai più regionali che non guerre. Ovvio che il terrorismo è una roba che può colpire chiunque in un qualunque momento. Stamattina leggevo sulla stampa che hanno blindato Bruxelles, impediscono di nei fine settimana un altro partito. Però tutte queste robe qua sono cose che ciclicamente si ripetono. Adesso, quando è successa la strage a Parigi, per carità, una cosa devastante da un punto di vista umano, ma è una novità? Per me no. Cioè, 2004 Spagna metropolitana, 2005 Londra, 2001 Torri Gemelle, tutte le stragi in giro per il mondo che si sentono, che però chi se ne frega, tanto capitano da altre parti, quindi noi possiamo anche sbatterci, tra virgolette. In realtà il mondo è così. Ci sono degli estremisti, c'è della gente che tra virgolette vive purtroppo su quello, ci sono tanti interessi sotto, che non è questa diciamo, la sede per approfondire questo discorso, che comunque in queste cose ci sguazzano, quindi purtroppo dobbiamo barcamenarci tra queste difficoltà, questo sicuramente, ma una guerra di vaste proporzioni, io penso sia una roba molto. Il mondo tra virgolette occidentale o paro-occidentale è abbastanza. Abbastanza una visione univoca. L'ISIS è una parentesi purtroppo deprecabile, ma diciamo che sono una limitata, come dire, non sono nemmeno tecnologicamente così evoluti. Fino adesso è mancata per varie ragioni il vero interesse a neutralizzare questo rischio, no? Però. Cioè, io sinceramente non lo vedo come un grande un problema. È un problema grosso per le popolazioni di quell'area lì, ma non è una roba che dire una superpotenza. Non sono Russia e Stati Uniti che cadono in conflitto. Voi capite bene, è una roba di proporzioni leggermente diverse. Io mi spavento di più se comincia a insegnarsi il nucleare tra gli Stati Uniti e la Russia, piuttosto che se non ci sono insomma, questo tipo di problematiche. Allora, parliamo un po' di certificati. In questo periodo con tassi di rendimento molto bassi, i certificati possono essere qualcosa di interessante. Avete questo certificato di Banca Aletti sull'Eurostoxx 50, che adesso quota circa 3.450 punti, l'Eurostoxx 50. Funziona in questa maniera. Prezzo attualmente intorno a 104-105 e ha un rendimento a scadenza del 4-3%. Distribuisce delle cedole 5,60, 5,60, 5,60 nel 2016, quindi annuale, 2017, 2018, e ha una barriera che però è al 55% più in basso rispetto ai prezzi attuali. Quindi questo è un rendimento molto interessante. In un contesto nel quale i tassi sono così bassi, si fatica, adesso addirittura sulle scadenze di 2 anni si parla di tassi negativi, è uno strumento che ci permette di tirare fuori, di estrarre del rendimento anche in un contesto molto difficile. Questo è uno degli esempi. Poi chiaramente i mezzi certificati, c'è un po' di tutto, ce ne sono tanti anche che sono non propriamente trasparenti, noi li andiamo ad analizzare, proprio ci leggiamo tutto il prospetto, abbiamo un software che ce li va a selezionare, e molti in realtà non sono così interessanti, però questo è uno di quelli che possono essere interessanti. Parlando di quadro macro, allora cosa ci si può attendere? Questi sono i tassi di crescita attesi per quelle che sono le varie aree mondiali nel prossimo futuro. Europa, si parla del 2015 circa l'1,4, l'Italia dovrebbe fare 0,9 quest'anno, gli USA 2,8, la Cina poco sotto il 7, il 6,8, e Brasile e Russia in para recessione. Anche se avete seguito le ultime evoluzioni, la Russia da quando è diventata essere amicone dei popoli occidentali, il mercato in un giorno ha fatto più 7, più 8. Quindi.
anche questa cosa andrebbe un po' aggiornata, perché adesso molto probabilmente toglieranno tutte le varie limitazioni al commercio e quant'altro. Quindi questo cosa vuol dire? Che per il 2015 ci aspetta una crescita, e 2016 e anni seguenti dovrebbe essere una roba molto simile, addirittura per l'Europa dovrebbe accelerare. Una cosa che vedremo dopo e che è molto interessante, che in Europa quello che sta accadendo è un risveglio molto graduale, molto lento, siamo ancora in una fase di torpore, però dei consumi interni. E lì è uscito un dato della fiducia stilato dalla Commissione Europea, che fa vedere chiaramente, insieme ad altri dati macro molto attendibili che vengono rilasciati più o meno mensilmente, come i consumi interni in area euro si stiano risvegliando, e anche in Italia. Sembra incredibile, poi in realtà, voglio dire, ormai 7 anni che noi ci troviamo in una situazione, cioè, che definire imbarazzante è veramente limitativo, nella quale internamente l'economia, magari ci sono le società che esportano, molte non hanno patito, cito tra tutte Brembo, che è un esempio eclatante, però molte società hanno patito pochissimo. Molte hanno patito, molte hanno chiuso, però ormai, se voi guardate anche solo un grafico di borsa, il FTSE MIB ha ripreso a crescere quando Draghi nel luglio del 2012 ha detto quella famosa frase "faremo di tutto per". Io molto sinceramente prima di quel periodo qualche dubbio che l'euro sopravvivesse ce l'avevo, cioè, perché un insieme di stati che non hanno politica comune, che non hanno delle strutture comuni, che non hanno fiscalità comune, quindi solo una moneta che deve essere l'ultima roba che viene accomunata, perché io creo prima tutte le cose in comune, no? Poi la moneta è il dettaglio. È come se uscissi al mattino nudo col cappello in testa, no? Prima mi vesto e poi mi metto il cappello. Non è che l'euro è il cappello, cioè è l'ultima cosa che dovrebbe essere ideata, cioè messa come completamento di quella che è un'unione. Non hanno fatto così, boh, e quindi abbiamo dovuto affrontare tutti i problemi in Grecia che di fatto ancora non sono risolti, e boh, si andrà avanti con queste problematiche ancora per un po' di tempo. Prego. Sì, beh, condivido al 100% questa cosa. Io ormai l'euro è più un sistema di cambi nuovo. Ah, volevo chiedere, come mai non si parla più della Grecia? Perché la Grecia si parla quando dà fastidio, quando ci sono preoccupazioni. Adesso la Grecia, in realtà, il decennale, se non sbaglio, è intorno al 6,4 come differenziale sul Bund, quindi sembra che il problema sia risolto. In realtà, il problema non è risolto la Grecia. Cioè, solo che, come dire, non lo so, è una roba che rimane lì, magari ogni tanto si riproporrà, si dovrà trovare un modo di finanziare in una maniera o nell'altra. E si andrà avanti con questa cosa. Quello che ci si può augurare è che l'Unione Europea trovi sempre più integrazione, o in questo modo qua, o se no fuori dall'euro, perché non è che ci sono tante, tante alternative. Cioè, o diventa una cosa integrata, nel quale poi i vantaggi sono per tutti, o se no fuori dall'euro. Cioè, questo mi pare abbastanza evidente. Non è che puoi andare avanti con una roba che non funziona, con delle problematiche di questo genere qua. Allora, quindi quadro macro globale per il 2016 e anni seguenti, adesso lasciamo perdere i dati, comunque in sostanza, continua. Allora, è anche previsto uno scenario, appunto, piano B fuori dall'euro, cosa potrebbe succedere come simulazione di scenario? Allora, cosa potrebbe succedere? Se ne parla tanto e molti sostengono dramma o non dramma. In realtà, se si uscisse dall'euro, il mio punto di vista è che l'economia crescerebbe molto più velocemente di stare dentro l'euro. Voi capite che la moneta è un ammortizzatore, quindi di fatto è come un po' come se noi stessimo andando. Perché Draghi si è messo a stampare così tanto? Perché siamo come una macchina che sta viaggiando senza ammortizzatori. Allora, visto che siamo senza ammortizzatori, che è la valuta, no? Che si tara in base, si autotara in base alla competitività del paese, semplicemente si producono dei prodotti che sono estremamente competitivi, la mia valuta, come la Germania degli anni 80, tenderà a variare tantissimo. Quando io produco dei beni e dei servizi che non sono o sono meno competitivi, la valuta tende a svalutarsi, perché in un contesto internazionale la valuta, che è uno strumento che permette alle varie economie di interfacciarsi, per forza deve abbassarsi quel valore, no? Il tasso di cambio deve abbassarsi per forza.
dal mio punto di vista. Com'è? Assolutamente sì, ma arriverebbe di botto, cioè nel senso che sarebbe una roba, torneremmo in uno stato tra virgolette di normalità, no? Ma secondo me non ci riusciremo mai davvero, per un insieme di ragioni. Io ripeto, fino a un po' di tempo fa pensavo che saremmo usciti, e sinceramente me lo auguravo anche. Arrivati a questo punto, penso che sia una roba estremamente difficile, impossibile, andranno avanti a stampare per anni, perché secondo me bene che vada stamperà per 4-5 anni, ma vabbè, essendo proprio ottimisti, non è cambiato niente da quando ho cominciato a stampare qualche mese fa, cioè l'inflazione è scesa, cioè, anzi la deflazione, poi c'è l'effetto della discesa dei prezzi delle commodities, quindi sicuramente quello, una volta che quell'effetto verrà tamponato, già solo per quello l'inflazione lentamente tenderà a crescere, ma sarà una crescita comunque limitata. Quindi gli USA hanno stampato per 5 anni e l'Europa fa lo stesso. Cioè, non è che... E anche perché dentro l'inflazione è un po' un paravento, una scusa, ma in realtà c'è l'esigenza assoluta di rilanciare l'economia. Adesso a dicembre farò un'altra manovra e stampare ancora più di prima. E se non basta stampare... Cioè, andrà avanti così fino a che ce ne sarà, mi pare evidente. Una moneta che viene stampata qui, poi viene ritirata in qualche futuro oppure sta scorsa? E di fatto la moneta che viene stampata, no, non viene ritirata, perché tutta quella è una stampa elettronica, nel senso che non è che viene prodotta una moneta... Sì, una roba che loro stampano, ripristinano dei bond e mettono moneta elettronica che poi diventa in realtà moneta reale quando viene messa sul circuito. Ovvio che sta roba va a favorire le banche in maniera principale, però il canale di trasmissione deve essere proprio quello, dovrebbe essere quello, le banche, no? C'era chi sosteneva negli Stati Uniti, alcuni economisti, che la cosa migliore sarebbe di prendere 5.000 euro e regalare, invece di stampare, di utilizzare il canale di trasmissione bancario, mettere 5.000 euro sul conto di un cittadino esistente nell'Unione Europea. E sicuramente sarebbe meglio. Cioè, perché lì la trasmissione è immediata, cioè, però si è scelto di utilizzare questa strada, fare poco meglio stampare dei soldi e regalare alla gente, e allora va bene, andiamo avanti lungo questa strada. Allora, domanda, prego. L'euro sì, di fatto l'euro si sta già indebolendo, adesso intorno alla parità, 1,05, 1,07, dove si trova, 1,07. E l'euro teoricamente dovrebbe andare sotto 1, cioè dovrebbe continuare a svalutarsi, però man mano che l'economia USA continua a crescere, e quindi che diventa sempre più, tra virgolette, forte, quella cosa lì dovrebbe essere controbilanciata dai consumi interni americani, che in realtà sono fortissimi, perché la fiducia del consumatore americano, che è uno dei driver principali macroeconomici, è su livelli elevatissimi, no? Quindi quella cosa dovrebbe servire a, più che controbilanciare, l'effetto negativo legato al rafforzamento del dollaro nei confronti. E poi il rafforzamento del dollaro, cioè, sinceramente serve anche a noi per le commodities, perché le commodities si scendono anche per quella ragione lì, a parte per la Cina c'è un insieme, è per quello che un mega ciclo è finito delle commodities, perché le commodities si stanno svalutando anche perché il dollaro si è apprezzato, sono tutti potenti dollaro, dei periodi che quando il dollaro si apprezza quella cosa lì scende, il prezzo delle commodities scende per forza di cose, dovendosi mantenere inalterato su scala globale, no? Quindi il ragionamento è un po' quello lì. Probabilità di recessione sono basse, in questo momento non è che la Cina possa avere grossissime influenze su quello che è, quindi intorno al 20%. Poi c'è una serie di dati che vi fanno vedere cosa sta succedendo in Europa, vedete? La linea dello zero, questi sono i PMI, dati di market, sono i dati che noi analizziamo per capire com'è il quadro macroeconomico, vedete che sono tutti sopra area 50 ormai da tantissimo tempo, questi qua sono dati che sono attendibilissimi. Se voi volete avere dei dati macro attendibili, capire cosa succede nel contesto, bisogna vedere questi dati qua, che sono i dati PMI dei servizi e dell'industria e i dati retail. Vedete che da questo punto qua, scusa, adesso mi metto un po' davanti alla slide, ma devo far seguire. Per essere chiaro, faremo di tutto per salvare l'euro. Vedete dove siamo adesso? Ovvio che questo trend di crescita dei consumi interni è una cosa problematica. Qua in mezzo c'è stata un'altra crisi.
E qua però si ripete salire, quindi vedete che qua il trend di crescita è inalterato, esattamente come lì, lì abbiamo quei due istogrammi negativi, uno e due, quelle aree, che indicano la recessione, le due recessioni che noi abbiamo avuto, però le sui dati sono estremamente solidi, quindi indicano crescita, su questo non ci può essere dubbio. Per l'Italia stessa roba, vedete, dal fare il tutto per salvare l'euro nel 2012 hanno toccato più o meno il punto minimo lì a metà anno, e poi lentamente, seppur negativi, hanno cominciato a salire, adesso siamo in una fase positiva. Questo è per i dati industriali. Retail, PMI, fare il tutto per salvare l'euro, vedete, non so, nel 2012, il trend è di crescita. Quello che bisogna valutare, anche nei dati macroeconomici, non è il singolo dato, ma sono i trend. Cioè, quando c'è una tendenza, come nei mercati, ovvio che il mercato non è che può salire per sempre, no, parlo del mercato borsistico, il mercato sale, poi ritraccia, poi in un contesto positivo però riprende, dovrebbe riprendere a salire. No? Quindi se questi dati mi indicano che l'economia si sta espandendo, questi sono, invece sono quelli PMI degli Stati Uniti, degli USA, vedete la fiducia dei consumatori sotto, che è livelli elevati che ha raggiunto, vuol dire che i consumatori hanno una fiducia estrema nella propria economia. Non è un caso, il minimo si è toccato nel 2009, poi c'è stata una fase di un po' di vuoto d'aria e poi l'ha ripreso a salire. Vedete la fiducia su che valori elevati è tornata. I PMI dell'industria in realtà sta un po' rallentando, però sopra 50, che è quel livello sotto che si vede, indica comunque crescita, quindi vuol dire semplicemente non che non crescono più, ma che crescono un po' più lentamente, no? C'è stato un po' un rallentamento nell'ultimo periodo del blues, negli ultimi mesi. Va bene, ma l'economia non può crescere sempre a manetta, sempre al 100%. Anche nelle fasi di crescita c'è una crescita più elevata, rallentamento della crescita, e poi si riprende a crescere. Questi sono i segnali che noi forniamo in tempo di fatto reale sui mercati, su questo e sul FTSE MIB, no? Questo su FTSE MIB, e voi vedete nelle ultime fasi, in tutta questa fase qua, noi siamo stati positivi sui mercati, dove vedete il circoletto rosso, sono state delle coperture che abbiamo aperto, diciamo anche la percentuale per la quale abbiamo coperto, però noi siamo long, fatti dal 2012 sul mercato italiano. Abbiamo questa grossa area, chiuso tante posizioni, le abbiamo riaperte lì. Abbiamo sfruttato questo trend long e lì abbiamo ripreso a chiudere le posizioni e a limitare la produttività in quell'area blu. E adesso siamo tornati invece long, quindi di nuovo positivi da circa 3 settimane. In quest'ultima fase in realtà non abbiamo mai chiuso le posizioni totalmente, l'abbiamo alleggerite molto, perché per noi quella fase lì, a partire da aprile, era una fase, diciamo, problematica, ma non negativa in una maniera tale da dire devo uscire dai mercati. Se voi vedete gli indici come lo Star e il Midex, hanno partito pochissimo. C'è il problema è il FTSE MIB. Perché? Perché nei FTSE MIB ci sono le banche, no? E quando le banche patiscono, ovvio che questo indice viene appesantito. Però il trend, che la trend che è quella che voi vedete in rosso, il canale, è continua a essere rialzista. Si chiama integrata per quello, perché l'analisi integrata è una metodologia di analisi che comprende, analizza diversi elementi. Quindi la base sono i dati macroeconomici, quindi che ci indicano il contesto si sta avviando in positivo, e c'è tutto un set di indicatori, adesso ne ho fatti vedere alcuni, ma in realtà ce ne sono molti altri che vengono utilizzati, e che ci fanno dire se il contesto è positivo oppure è negativo, o sta virando in negativo o sta virando in positivo. Quindi in questo caso voi vedete anche il trend, quindi include analisi macro, analisi tecnica e analisi fondamentale. Poi per fare lo stock picking e andare a prendere i diversi titoli si va a analizzare il bilancio, si va a analizzare gli indicatori, i multipli e quant'altro. Comunque sul nostro sito gluc.it voi trovate le indicazioni dei segnali. E ripeto, li diamo in tempo reale, ma prego. Posso farvi una domanda dal punto di vista dell'approccio col cliente? Sentite quello che dice.
Volevo sapere un attimo l'attività proprio da analista indipendente, consulente indipendente. Come vi approcciate col cliente, nel senso che qual è il rapporto anche dal punto di vista contrattuale, piuttosto che se rispettate la MIFID, piuttosto che l'acquisto o vendita dei titoli, se glielo fate fare via online, se lo fate voi, il patrimonio rimane in banca del cliente? Allora, è una tipo di attività consulenziale, quindi noi non possiamo in nessuna maniera toccare il patrimonio del cliente che mantiene l'esclusivo possesso del suo patrimonio sul conto corrente bancario. Noi inviamo dei segnali operativi, quindi su azioni, obbligazioni, ETF, valute, commodities e quant'altro, e il cliente li può o eseguire in autonomia. Quindi se il cliente ha un'esperienza sulla propria piattaforma, che può essere qualunque tipo di piattaforma, cioè per noi è lo stesso, può essere Fineco, Nubank, noi quello non diciamo, non ci interessa, non entriamo, a meno che il cliente non venga da noi a dirci ma questo mi fa passare a pagare commissioni un po' troppo alte, questo, allora si può discutere anche quello insieme, però diversamente non interessa su che piattaforma opera il cliente. Quindi noi possiamo passare i segnali o tramite mail, oppure tramite una banca d'appoggio. Noi ne abbiamo alcune di banche d'appoggio, quindi il cliente che non voglia eseguire in prima battuta, cioè in autonomia, i segnali, si appoggia ad una banca, noi inviamo i segnali al cliente e alla banca, si sentono poi la banca e il cliente per dare l'autorizzazione a effettuare gli acquisti, però il cliente viene disturbato solo dalla banca, di fatto, no? Che chiede, l'autorizzazione ci va sempre, se il cliente vuole o meno effettuare gli acquisti. Diamo i segnali chiaramente di chiusura. Prego. La vostra, diciamo, il vostro valore aggiunto è ok nel dare questi segnali, però il ritorno economico per voi? Allora, il ritorno economico, allora, noi abbiamo, dipende molto dal patrimonio che ci viene dato in consulenza. Ovvio che più elevato il patrimonio, più sono ridotti i costi per il cliente. Noi teoricamente, diciamo, in consulenza prendiamo patrimonio di 500.000 euro in su. Poi, ovvio che dipende anche da altri elementi, dipende molto dalla tipologia dal cliente, dalla tipologia del patrimonio che ci viene apportato, è un insieme di elementi, insomma, non c'è una soluzione unica. E poi c'è una percentuale sulle performance, perché noi vogliamo essere, diciamo, motivati a far rendere patrimonio dei clienti. Fino adesso noi ormai da 6 anni che lavoriamo, abbiamo, insomma, tutti i nostri clienti sono estremamente soddisfatti, quindi pur in anni difficili, che sono stati molti anni, anni molto difficili, siamo riusciti sempre a garantire un rendimento positivo nell'anno. Ci sono stati anni che magari chi aveva più professione a rischio ha avuto un 10-12%, anni in cui chi aveva una professione magari a rischio basso ha avuto un 2-3%, però mediamente i rendimenti sono stati sempre positivi in questi anni. Ripeto, se voi volete andare a vedere i segnali che vengono forniti tramite una newsletter in tempo reale, potete andare sul nostro sito gc.it e c'è il report che viene, vi iscrivete alla newsletter, potete scegliere se ricevere la newsletter o non riceverla, vi arriva l'avviso email e poi potete leggere tranquillamente il report. Alcune considerazioni velocissime sugli indicatori di indici, S&P 500, vedete, trend decisamente positivo, principale supporto 1880, Shanghai stessa cosa, voi vedete che quest'estate c'è stato quel crollo, quelle barre mensili grosse, e adesso la situazione si è stabilizzata, questo chiaramente sta aiutando anche noi, anche i mercati occidentali, perché l'importante è che la Cina proprio non crolli, cioè se non crolla va già bene, però proprio per il fatto che i consumi interni si stanno rafforzando, siamo un po' meno correlati rispetto a prima con la Cina. Brasile in una situazione un po' difficile, anche qua è meglio, insomma, i dati anche sono brutti, decisamente. Il Brasile è l'area mondiale che ha i dati macro più brutti in assoluto. Ma tralascio stati tipo lo Zambia e similari, perché non li analizziamo chiaramente, però i
il Brasile è uno degli stati, che purtroppo ha una situazione sia di macro che politica più difficile, no? Questo è risaputo, no? C'è il presidente Dilma Rousseff che si dice che abbia rubato le bilance dello Stato, quindi sta succedendo veramente robe di tutti i tipi. Quindi Bovesta meglio lasciarlo stare. Alcuni titoli interessanti, ecco qua c'è Mondadori che ha superato quel livello lì 1,19, vedete, viene da un trend pluriennale di decrescita. Superata area 1,19 si genera un segnale di acquisto che è comunque molto interessante. Poi c'è tutto un discorso anche di ristrutturazione della società al suo interno, quindi Banco Popolare anche, adesso ha un supporto in area 13 euro e dovrebbe, diciamo, dopo una fase di stabilizzazione, perché quella che stiamo vivendo noi in realtà adesso sul nostro indice e sull'indice occidentale in genere è una fase di stabilizzazione che dovrebbe essere propedeutica a ulteriori allunghi dei mercati, no? Quindi quanto durerà questa fase? Noi nei report passati avevamo detto che ci attendevamo che dovesse cominciare tra ottobre e dicembre, in effetti più o meno è andata così, perché la fase di stabilizzazione è cominciata di fatto ad ottobre, che comunque statisticamente i mesi da ottobre a marzo sono dei mesi anche marzo-aprile favorevoli al mercato azionario in media, quindi se si devono sviluppare delle evoluzioni positive è molto più probabile che succeda in questo periodo piuttosto che non nei periodi estivi, anche se non è sempre detto. Ecco, un indicatore che invece è un po' l'unica nota stonata in tutto questo contesto è la volatilità, che mentre il VIX in area USA è abbastanza domesticato, fa un po' delle sparate ma poi rientra, mentre invece il VSTOXX, voi vedete che c'è un canale rialzista che continua a essere valido dal 2014. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo VSTOXX è un indicatore che indica la volatilità del mercato europeo. Vuol dire che il rischio sul mercato europeo è in costante progressivo aumento dal 2014. A cosa è legato questo? Boh, non si sa, può essere le elezioni in Spagna a dicembre, può essere molto caldo. Noi sinceramente questo non interessa. Si sente? Sì. Non interessa nemmeno tanto, nel senso che noi facciamo un'analisi del dato, che poi si può ricostruire poi ex post, no? E dire è stato questo o è quest'altro. Ogni tipo di metodologia deve avere come base l'analisi dei dati, tutto quello che viene, le ipotesi sono sempre una roba che va bene, aggiungiamo un po' di colore al contesto e a volte magari uno riesce a interpretare, però quello che non interessa qua è che la volatilità sul VSTOXX è in aumento dal 2014, graduale. Quindi cosa vuol dire? Che essere esposti sui mercati azionari va bene, europei, però non al 100%, noi diciamo che in questo periodo 40-60% come esposizione azionaria massima. Sì. Assolutamente, cioè noi utilizziamo fondi, non usiamo, usiamo titoli italiani, europei, USA, ETF di varie aree mondiali che possono essere Stati Uniti, forse la Cina, siamo stati esposti solo Cina in passato, non adesso ma in passato sì, quindi insomma sì, segnali di però non diciamo i fondi, noi facciamo advisor ad un fondo ma non facciamo comprare fondi ai clienti, nel senso che magari per quello che riguarda le nostre metodologie che noi conosciamo, sì, per quello che riguarda invece prodotti che succedono una quantità misurata, no, cioè non è molto. Ma temporalmente forte o... dipende dai segnali, cioè nel senso che noi abbiamo dei segnali. Può essere frequente, noi ci è capitato di tenere dei titoli in portafoglio, magari delle small cap o delle mid cap per mesi, quindi non. Se questi titoli erano in trend e non c'è un'indicazione di chiusura, noi li abbiamo tenuti in passato, è successo tante volte, oltre una frase, un sacco di titoli che noi abbiamo tenuto, ma di gruppo della controllo l'abbiamo tenuto fino alla revoca del listino. L'abbiamo chiuso quando l'hanno ritirato.
obbligazioni e valute, voi vedete che qua i rendimenti, la prima colonna fa vedere i rendimenti sempre più bassi rispetto agli anni passati, quindi chiaramente sta diventando difficile operare sul mercato obbligazionario, no? Per quello che indicavamo i certificati prima. Indici mondiali, invece, FTSE MIB dall'inizio dell'anno è positivo, lo stare, il mid cap. Per i prossimi anni, quindi, ci attendiamo a quello che si diceva prima, con una rotazione strutturale dei paesi emergenti ai paesi sviluppati, che sarà una roba graduale, non è che sarà una cosa istantanea, richiederà del tempo, ma la tendenza dovrebbe essere quella, meno di smentita. Ci sono sicuramente alcuni rischi, ovvio, i rischi ci sono sempre, generici, non è che possiamo nasconderlo, il rischio euro, alcuni rischi geopolitici e i rischi da bassa crescita, contro la quale, per scongiurare i quali la BCE sta facendo tutto il possibile. Terminata la parte macro, solo per farvi vedere molto velocemente che noi utilizziamo anche in parallelo delle statistiche, quindi statistiche e segnali automatici. Questi sono i colleghi che si occupano di questa parte, io molto onestamente non me ne occupo, quindi se voi vi interesserà posso dare il loro contatto e sentite direttamente loro. Quindi questo è un grafico che fa vedere come S&P 500 e lo stock hanno la loro parte migliore nei primi e negli ultimi mesi dell'anno, quindi proprio in questo periodo qua. Questi sono alcuni modelli che io non vi saprei spiegare, nel senso questi sono di modelli di lungo, medio e lungo periodo che fanno poche rotazioni e che però tendono a stare sul mercato quando effettivamente ce n'è bisogno. Questa è una videata. Questa è una asset allocation tipo che viene fatta dai modelli automatici, quindi in realtà questo andrebbe, non è proprio recentissimo, è un breccio aggiornato, comunque più o meno questo dà una idea di quello che è l'asset allocation dei modelli automatici. Se qua ci sono ancora i problemi, interferenze. Approfitto per fare una domanda. Prego, prego. Per quanto riguarda inflazione e deflazione nel medio, cosa. Ma Europa, USA? America e Europa, così sono le vostre di USA. Allora, Europa e USA di fatto. Dopo tanti anni che la Fed ha stampato, si sta ritornando molto, con molte difficoltà verso un'inflazione più normalizzata. Ovvio che non è ancora al massimo, perché siamo sotto il 2%. Poi dipende anche lì se è una forma lettura dell'inflazione core o dell'inflazione quella allargata. Però ci stiamo riavvicinando verso un'inflazione, lentamente verso un'inflazione che è un po' più sostenuta. Nell'euro, se non siamo in deflazione poco ci manca, comunque siamo intorno al 0%. I PPI, che sono i dati degli acquisti, è uscito il dato della Germania ieri, se non sbaglio, meno 0,4, quindi, ma poi il dato singolo non ha tanto interesse, ma è evidente c'è un paese comunque forte come la Germania, come anche questo paese si trova in una situazione di deflazione. Quindi se si trova la Germania, a maggior ragione la Spagna, è uno dei paesi peggio messi, pur avendo una crescita, essendo stato uno dei paesi migliori negli ultimi anni, perché ha avuto una crescita economica comunque sostenuta la Spagna, questo è innegabile. I paesi migliori in Europa sono l'Irlanda, la Spagna, l'Italia adesso si sta risollevando, la Francia è messa male, ma ci sono proprio in questo periodo qua i primi segnali che la situazione di un po' sta mutando e sta andando verso una crescita. Infatti, se avete notato, nelle ultime due settimane il paese migliore in Europa è la Francia, non è un caso. Perché ci sono stati i primi segnali che da una fase di debolezza si sta andando verso una fase di un recupero della crescita. Ancora ovvio, cioè siamo agli albori, veniamo fuori da una crisi che dura da anni e anni e anni, quindi non è che si può pensare che la fuoriuscita da questa crisi sia una cosa immediata, è una cosa lenta, la gente ancora, pur essendo il livello di fiducia molto migliore rispetto a quello di un tempo, però è ancora in media sfiduciata, quindi c'è da del tempo perché queste dinamiche si consolidino e diventino più, diciamo, più evidenti. Prego. Parlando con alcuni punti, però, oltreoceano, la visione in America è che la stampa, l'opinione pubblica, cerca di passare, diciamo così, sottotono l'aumento dell'inflazione. Quindi hanno stampato un sacco di dollari
ma dicendo no, ma tranquilli, tanto riusciamo a gestire l'inflazione. Però nello stesso tempo, per quanto riguarda il tesoro americano, si stanno coprendo con delle quote incitate all'inflazione, mentre questo in Europa non avviene, in particolare paesi a rischio come l'Italia, che ha un debito enorme, abbiamo pochissimi prodotti incitati all'inflazione. E per quanto riguarda il risparmio gestito, idem, mi sa che l'unica angolo di salvezza è il TFR, poco altro, insomma, per tutte le singole. Mi chiedo, nel caso in cui effettivamente arrivi una data di inflazione dagli Stati Uniti, non tanto perché qui si stanno, ma perché arriverà dagli Stati Uniti in quanto agganciati anche la loro economia, cosa riusciamo a garantire al retail o all'investitore? Allora, le inflazioni, un'eventuale inflazione negli Stati Uniti, che probabilmente adesso però ancora molto modesta, a parte che è salutare, c'è anche chi sostiene che le banche centrali dovrebbero in realtà innalzare il target di inflazione quando ci sono, cioè dal 2% si dovrebbe passare al 3%, anch'io penso che dovrebbe essere così, cioè anche i target di inflazione dovrebbero essere un po' più meno rigidi, no? Quindi dovrebbero essere adattati, però anche questo è un discorso un po' complicato, comporta comunque delle problematiche di aspettativa poi, no? Quindi, non è detto che l'inflazione negli Stati Uniti, anzi, genera inflazione qua. Perché? Perché negli Stati Uniti l'inflazione che si genera in questo momento è un'inflazione che si andrà a generare di più in futuro, è un'inflazione che è legata non chiaramente alle commodities, come era un tempo ai prezzi delle commodities, ma alla saturazione della capacità produttiva. Cosa vuol dire? Che dopo anni e anni e anni di crescita, gli Stati Uniti hanno meno personale specializzato, hanno meno impianti disponibili, hanno un po' meno di tutto, no? Quindi si dovranno cercare di trovare nuovi fattori produttivi per soddisfare la domanda, e questo chiaramente porta inflazione. Da noi la saturazione la mole di disoccupati è tale che questo problema non ce l'avremo per, io dico, 5 anni, ma cioè, secondo me l'inflazione un minimo potrà tornare a vederla, tenendo conto che, ammesso che si blocchi il crollo delle materie prime, cosa che dovremmo essere vicini perlomeno a un arresto della caduta, non una ripresa, ma a un arresto della caduta, ma ci andranno almeno 3-4 anni per rivedere un minimo di inflazione che abbia senso, no? Però non è necessariamente negativo, cioè poi quando c'è bassa inflazione c'è una banca centrale di stampa, cioè teoricamente è il mondo migliore possibile. Ovvio che poi se veniamo da una crisi devastante, quindi bisogna tenere conto anche di questo. Quindi è molto triste, se questo è giusto, la situazione probabilmente sarà bassa, non si può andare a vedere una relazione di risparmio. Sì, esatto. Sì, no, rischio lì. Lì più che un rischio è una certezza, cioè nel senso che ovviamente, come dice lei, sarà poi morto. Ma allora, bolla, no, adesso purtroppo non c'ho questo grafico, sì, lontano, sì. È molto interessante vedere il rapporto tra i multipli, i price earning, i cosiddetti rapporti price earning, che c'erano nel 2000 all'apice della bolla speculativa sul mercato Nasdaq, e quelli che ci sono adesso. Allora c'era un multiplo medio di mercato su Nasdaq che era intorno ai 200, no? Vi ricordate? Bolla speculativa, esatto, follia collettiva, tutti compravano, si svegliavano la mattina, ma mi ricordo perché l'ho fatto anch'io, cioè una mattina ci si quotava il disco, no? Allora passo e la scala, e voi la torni nella mia banca di comprare il disco. La banca l'aveva comprata, il suo titolo aveva fatto tipo 20% nella prima seduta, non riuscivo a venderlo. Ho detto, ma vendetela? No, non si può vendere, non si può vendere. Non si può vendere perché continua a salire. Ho detto, ma non fatemi poi guadagnare troppo. Una cretinata. Però per dirvi, di irrazionalità totale, era insomma molto piccolo, lotto minimo, ma l'irrazionalità totale che si può raggiungere sui mercati finanziari. Ma adesso la situazione non è quella, perché i multipli sul Nasdaq sono ragionevolissimi, tra 18, 20, quindi sì, però una roba, cioè, il problema è strutturale, il fatto che dice risparmio può frenare l'investimento. Sicuramente, infatti una delle domande che si fanno spesso è dire, ma i tassi così bassi sono dannosi.
in parte sono dannosi, sì, però sono un po' mai necessario. Se sono dannosi, certo, però è anche vero che quando si deve far ripartire l'economia, per forza i tassi devono essere bassi, sennò l'economia non riparte. Ovvio che come rendimenti, bot, titoli di Stato e quant'altro è devastante. Però qual è l'obiettivo delle autorità in questo momento? Di favorire la crescita economica, non è dire la crescita deve passare non più tramite le obbligazioni, non tramite quel comparto lì, tramite il risparmio privato, ma tramite la crescita dei mercati azionari, no? Quindi, che ci sta, perché in un'economia che cresce con i tassi bassi, i mercati azionari salgono, cioè, questo. Come vedi la situazione dei fondi pensione, sia iniziali che quelli aperti, che sono pieni di possibili titoli dei prossimi anni? Lì bisogna poi capire bene cosa c'è lì dentro. Ovvio che il tasso fisso adesso non c'è nessun rischio, perché non è che si alzano i tassi, però se non si fanno delle rotazioni un po' più consistenti, quando si toccherà un floor dei rendimenti, ma sì, loro sì, sono d'accordo, però secondo me non abbiamo visto ancora, cioè possono scendere ancora, nel senso che, ma si tenga conto che se la banca centrale aumenta lo stampaggio, quelle cose lì, si parla di robe ridicole, cioè ovvio, sono d'accordo. Le botte sono già negativi. Possono diventare ancora più negativi. I BTZ sono negativi, diventano negativi i BTP a 10 anni. No, ce l'ho, sono d'accordo, ce l'ho, essere un po' una battuta. Però comunque perlomeno non ci sono orizzonti di dire risalgono i rendimenti da qua, quindi chi ha i titoli di Stato adesso non è che rischia. Però tra 2 anni, quello che sarà, quando ci saranno le prime avvisaglie che i tassi potranno tornare a tendenza a risalire, e allora lì ovviamente si faranno dei problemi. Bisognerà essere bravi a fare le rotazioni, passare su variabili in area euro. Chi vuole comunque cominciare magari a farlo adesso, bisogna avere soltanto pazienza, io voglio che è proprio quando parte sta roba, cioè voi capite che bisogna avere una pazienza smisurata. Però per 0,2 all'anno, ma a un certo punto, scusate, non chi se ne frega, cioè, a questo punto mi tengo i soldi sul conto corrente bancario, nemmeno quello, perché il rischio con le nuove regole del bailout, dell'assistenza del bail-in, voi le sapete le regole del bail-in dell'Unione Europea, la generata, le degenerate, e adesso pagano di fatto anche i correntisti per conti superiori a 100.000 euro, quindi... Ma se si pagava per sostanzialmente... Cambia poco, cioè, sì. Sì, che è brutto, ma siamo abituati, il fatto che uno c'è un conto da 101.000 euro, però se i soldi sono investiti non c'è problema, quindi avendo i soldi su dei titoli di Stato o su delle azioni, allora non devono toccare, perché non possono costringerli a vendere per pagare, no? Però... Qualità di investimento. Esatto, sì. Prego. Ho visto c'è una domanda? No? Ho sbagliato. No? Ah, prego. La sua previsione dell'inflazione in Europa sarà tra 3-4 anni. Però quando ci saranno queste avvisaglie, c'è il pericolo che il momento non considerato lo stesso quadro macroeconomico di costruzione graduale. Sì, cioè repentino è difficile pensare a una roba repentina, perché c'è un tale serbatoio di risorse inutilizzate che, cioè, in questo momento quello che sta facendo la BCE è di riempire con una pompa una piscina che tiene 4.000 litri, quanto ci metto? Cioè voi provate a metterli con una pompa per innaffiare il giardino a riempire una piscina che mi tiene 4.000 litri, ci metto un sacco di tempo, no? Quindi prima che venga riempita quella piscina è vorto, cioè. Il debito pubblico italiano, ma solo finisco velocemente perché vedo Maurizio già in posizione. Alcune sono flash, questo è il nostro sito gbc.it, i report di analisi integrata lo trovate sotto report mercati, se vedete la prima voce report analisi integrata. Poi ci sono anche degli altri indici che noi aggiorniamo. Questo è il processo che ho detto prima, che noi utilizziamo per inviare segnali operativi ai clienti,
per la nostra consulenza. Poi se qualcuno fosse interessato, cioè io sono qua, quindi non mi invito veramente a parlare senza nessun tipo di problema. Questo è il discorso di prima, questi sono i due fondi per i quali noi facciamo da advisor. In realtà iGermit e poi iGermas è quello dei colleghi. Diciamo che quello noi cerchiamo di fare è di... Penso che siamo arrivati alla fine. Non so, okay. E di avere, diciamo... delle metodologie che ci permettono di avere dei rendimenti positivi nel medio. Quindi il nostro obiettivo è qui, cioè noi abbiamo delle metodologie che sono state testate ormai non per record solido nel corso degli anni, e il nostro obiettivo è quello di continuare anche ad evolverci insieme all'evoluzione del mercato, perché non dimentichiamoci che i mercati cambiano e cambiano sempre più velocemente. Quindi questo è un po' il nostro progetto, un progetto di medio e lungo periodo, al quale noi praticamente è il nostro lavoro, quindi cerchiamo di farlo al meglio. Bon, spero di essere stato esaustivo. Chi fosse interessato, se qualcuno ha qualche altra domanda. Prego, sì. Inizio anno che c'è stata una cosa, quindi uno come vede allora noi diciamo per nostra scelta difficilmente facciamo delle previsioni in genere sui cambi, quindi utilizziamo i cambi. In questo momento siamo però sui cambi meno trasparenti. Sull'euro-dollaro sì, perché l'euro-dollaro diciamo è una roba non trasparente, però sono due banche, le due banche centrali più grosse al mondo, quindi è un po' più facile capire l'evoluzione. Noi non siamo specializzati sul cambio, quindi anche spesso magari ci siamo dell'euro rand sudafricano. No, io dico, non c'è... Perché voi capite che le banche centrali piccole sono sbriciolate dalla Fed, dalla BCE. Il grosso problema della banca svizzera, della centrale svizzera, è che veramente comunque, per grossa che sia, è sempre uno spuntacchio rispetto alla Fed e alla BCE, no? Quindi per noi è molto difficile fare delle proiezioni di quelle tipologie di cambi, perché contano più quello che fanno la Fed e la BCE che quello che non può fare la banca centrale svizzera, che di fatto abbiamo visto quando c'era il Flora 1 e 2, e poi quando quella roba lì è stata sbriciolata, quando si è parlato di QE, cominciò a parlare di QE della BCE, quella roba lì è stata sbriciolata, quindi è indifendibile, cioè non puoi difendere una roba del genere, no? Noi conosco personalmente delle persone che ci hanno rimesso un sacco di soldi perché giocavano sulle micro variazioni, no? Sul rimbalzo sull'1 e 2, no? E 1 e 2, beh, compro su, quando arriva l'1 e 2 compro, no? Perché tanto deve rimbalzare, sì. Finché la mattina ci siamo svegliati, quella roba lì è piombata del 15%, quindi e la borsa svizzera, se non vi ricordate, due anni fa è crollata tutto in un botto, ha perso non so se 15%, se non ricordo almeno, comunque ha avuto un problema di calcoli, però ovvio che sono cambi molto rischiosi solo per quella ragione lì, perché sono operatori molto piccoli che difficilmente hanno un reale potere, decidono tutto la fede per CE, alla fine lì la banca svizzera fa contro i cambi di CE e fede, no? Come? Se dicevi sentito parlare in che senso? Ah, sì, beh, lì c'è chi dice che verrà tenuto poi un po' a bada, non si permetterà tanto, in quel senso mi intende, non si permetterà che sfori uno che vada sotto la parità. Sì. Sì, sì, perché adesso effettivamente alla Fed, che è un po' in realtà quello che sta succedendo, può darsi che si sente. Sì, può darsi che si sente. Va bene, io avrei finito. Prego. Sì, ho due domande.
Come? Come si fa il tutore o... La situazione riguarda le banche in genere? Per il territorio. Ma Veneto Banca è la proprietaria di... Sì, Banca Indipendenza Immobiliare, una città quotata. Tanto noi abbiamo anche dei clienti che si appoggiano alla BIM, quindi abbiamo delle relazioni, dei rapporti insomma con loro come banca. Ma difficile da dire, ci sono alcune banche in Italia, se non ricordo male, c'è Banca delle Marche, c'è Banca Etruria, Popolare Etruria del Lazio, che non è che siano messe benissimo, cioè sono un po' lì barcollanti. Si aspettano il 2016, il 1 gennaio del 2016 a salvarle, che entreranno in vigore la normativa del bail-in a livello europeo, c'è da bene da capire cosa succederà, perché poi lì teoricamente pagano i correntisti che manco lo sanno, perché secondo me il correntista non ha capito questa roba. Cioè, secondo me il correntista medio non è che sa che la BCE e che l'Unione Europea gli ha messo una legge in base alla quale si sveglia la mattina e il suo conto in banca viene utilizzato per sanare i buchi. Cioè, quindi io mi auguro che il salvataggio e eventuali problematiche di queste banche passino attraverso la fiscalità. Adesso leggevo che comunque stanno cercando di fare quello, stanno cercando di sanarle in altra maniera. La Banca Popolare di Trieste è sospesa la reputazione ormai per un anno e mezzo, non so chi sia italiano. Diciamo che non sono le uniche, cioè nel senso che lì se uno sta a vedere, a spulciare un po', la cosa interessante degli ultimi trimestrali è che è sceso tantissimo il, se uno ha dato gli ultimi trimestrali bancari, ne parlo, è sceso tantissimo, sono scesi tantissimo gli accantonamenti per rischi. Quindi i crediti deteriorati sono ancora dei livelli record stratosferici. Però ci sono già alcune indicazioni che vi sia un rientro tra le risorse di rischiosità, cioè si accantona di meno. E l'ultima riga del conto economico, quindi l'utile di molte banche, è stato favorito da questo fatto qua, non tanto dall'incremento del margine di intermediazione, del margine di interesse, che chiaramente non vanno tanto lontano in questo periodo, però dal fatto che riducendosi gli accantonamenti e questi fondi di rischi, ovviamente l'utile è cresciuto, no? E allora questo è un primo timidissimo segnale di un'inversione di tendenza secolare. Cioè, ovvio che, ripeto, come dicevo prima, ci andrà tanta pazienza e tanto tempo. Anche il mercato immobiliare, quando si riprenderà? Si riprenderà, ma si sta già riprendendo. Cioè, se uno toglie quelle che sono le surroghe, in realtà una stima, possiamo fare una stima intorno al 30-40% di crescita dei nuovi mutui. Il mercato, soprattutto il mercato italiano, è un po' differenziato secondo le zone, se uno legge le statistiche, Torino, Roma, Milano, sono mondi diversi. Però anche lì c'è una ripresa. Ovvio che se io sono crollato ci metterò di più a riprendermi di uno che magari ha solo avuto un po' un mancamento, no? Qua non stiamo parlando di mancamento, qua stiamo parlando di crisi che... Cioè, uno già vedendo uno in tutta la sua vita era già tanto, poteva dire ma c'è avuto una sfiga che colossale, ne abbiamo viste 4 o 5 tutti insieme. Quindi io mi chiedo ancora cosa possa succedere, perché se peggiora io mi auguro di morire prima, cioè mi auguro. Spero che in poi ci sia un minimo di tentativo di normalizzazione e stabilizzazione, pur in mezzo ad altre basse, ma le tendenze di fatto già da tanto tempo, da qualche anno, sono rialziste, no? Quindi pur con delle cicli intermedi difficoltosi, ma la tendenza è quella a un recupero dell'economia. Quindi anche perché o recupera, cioè l'ha capito finalmente, perché o la faccio recuperare, ma qua si va anche alle elezioni, cioè in Grecia ci sono i nazisti in Parlamento, cioè non è che possono poi scherzare tanto con sta roba, cioè per carità, adesso prendiamoci anche con calma, ma si aspettano ancora un po', cioè la gente poi sarebbe su sé. Inviterei la platea con un caloroso applauso a Gianluigi Pesano.